è un atto di democrazia andare a votare, certo. Ma la democrazia si fonda su due grandi doni. E quali sono i doni della democrazia? I doni della democrazia sono la dignità umana e la giustizia, ma la democrazia non sarà mai in piedi se non c'è una terza gamba che si chiama responsabilità, quella che noi chiediamo allo Stato, all'istituzione, alla politica, alle amministrazioni, ma c'è una quota di responsabilità che dobbiamo chiedere anche noi stessi, anche se poi devo dire che la democrazia è un po' pallida nel paese, perché noi non possiamo scegliere neppure i candidati che vogliamo, perché ci vengono imposte già delle liste. E allora anche questo deve essere un fermento qui dentro per portare oggi quel contributo, ma poi per impegnarci perché ci siano delle modifiche che ci creino le condizioni di maggiore protagonismo e di maggiore partecipazione. Ma se non si affronta il nodo del lavoro, dei servizi, del sostegno alla famiglia, della scuola, noi continueremo sempre a ricorrere a una serie di problemi. È da 400 anni che parliamo di Camorra, da 200 anni che parliamo di Cosa Nostra, da 150 anni che parliamo dell'Andrangheta calabrese. Non dimentichiamo le cose belle, importanti, positive che ci sono, ce ne sono tante, ma non dimentichiamoci anche di queste fragilità, insomma. La lotta alla mafia la si fa a Roma, soprattutto in Parlamento, con le leggi giuste e gli interventi giusti.